di liberare le strade dalla folla. No, voi dovete ascoltarmi. La gente di questa città ha bisogno del vostro aiuto. Voi siete Jacob Fry, esatto, e Miss Fry. Ci conosciamo già, signor... Karl Marx, sono un attivista, proprio come voi. Avete l'aria di un uomo che vuole qualcosa. Esatto. Avete fatto più voi ora per la gente di Londra di chiunque altro nell'ultimo decennio. Ma quei cittadini avevano già di che vivere. Vi sfido entrambi ad aiutare chi davvero ha bisogno di voi, la gente che lavora. Una sfida interessante. Accettiamo. Non dovremmo almeno discuterne prima? Va bene. Accettiamo. Ho organizzato una riunione segreta con alcuni amici per parlare dei sindacati. Ah, la polizia si direbbe già al corrente. Mi stanno addosso come mosche sulla scheisse. In ogni caso mi serve aiuto per recarmi all'incontro senza che si intrometta la polizia. Polizia! Beh, è tutto qui? Scappi e basta! Ma se ti metto le mani addosso! Mi sono di... Nessuna pietà! Chi sta dietro? Ho un'ottima occasione. Fermati! Posso colpirlo? Spara! Stasera, al tramonto, solito posto. Ci sarò. Sapete, ho avuto problemi simili con la polizia di Parigi. Beh, di Parigi e di Bruxelles. E forse anche di Colonia. Un altro alleato ci aspetta al prossimo pub. Avanti! Senz'altro la polizia ha schierato agenti all'interno. Aspetterò qui che la via sia libera. Landlord, all right.
hai un ultimo destino. Glad we slipped away from my shadow. Bloccategli le braccia! Lasciatelo! Di Parigi, di Parigi e di Bruxelles, e forse anche di Colonia. Un altro alleato ci aspetta al prossimo pub. Avanti! Senz'altro la polizia ha schierato agenti all'interno. Aspetterò qui che la via sia libera. Guarda che stai solo peggiorando la situazione! Non mi sfuggirai lassù! Tuo giorno fortunato! Ti voglio parlare! Sono l'ultima persona che dovresti infastidire! Ecco!
ecco, armi pronte. Facciamo vedere fuoco. A questi come si può. Scoprirò dove ti seppelliranno. Almeno hai finito di creare problemi. Potete andare via. On your orders. Al solito posto. Ora non sei più. Tra un'ora. Senz'altro, signor Marx. Il nostro lavoro qui è finito. Ora andiamo al posto della riungione. Non aver paura di spargere un po' di sangue. Questa faccenda. Solo quando i lavoratori saranno liberi di riunirsi e lottare, potranno ottenere quei diritti di cui hanno bisogno. Posso chiedervi di restare qui fino alla fine della riunione? Temo possano tenderci un agguato. Che il movimento sia già stato tradito dall'interno. Potete condurre qui quel signore? Lo guarderò in faccia e gli chiederò perché questo è il suo. Cosa fate? State facendo un errore! Lo si intende aprire. Polizia! Aiuto! Colpitelo alle spalle! Cosa fate? State facendo un errore! Preferirei non farti male, ma lo farò se serve. Simon, amico mio, perché mai hai voluto tradirci? Il partito non si occupa di te. Il capo al mulino ha detto che chi entra nel sindacato perderà subito il lavoro. Il partito potrà forse sfamare la mia famiglia. Se non restiamo uniti, perderemo. Mi piange il cuore, Simon. Ora vai. Vi ringrazio molto. Spero che sosterrete ancora la nostra lotta quando si presenterà l'occasione.